Sandro Pertini, il suo presidente. Beh, l'ho conosciuto che era un ragazzino ed aveva dei comportamenti straordinari. Era elegantissimo. Faccio un comizio a Savona, poco dopo la sua morte, e vedo un vecchietto, magro, lo guardo con la faccia stupefatta e lui mi fa: sì, è il vestito di Pertini. Come? Sì, perché quando veniva a Savona gli dicevo: usciandru, come ti sei elegante. E lui mi diceva: quando muoio ti lascio in eredità i vestiti. E così ha fatto. Craxi in prima battuta puntava su Giuliano Vassalli, che era più giovane, era il più grande giurista del tempo. Poi, quando ha visto che Pertini ce la poteva fare, ha puntato su Pertini. Ha partecipato in passato a qualche trattativa? Durante l'elezione di Scalfaro, ricordo che quando Forlani non ce la faceva, ho detto a Craxi: ma forse conviene puntare su Andreotti, mi ha fatto una scenata. E ricordo anche che sono arrivato al punto di chiedere i voti di Bossi per Forlani, che mi illuse. Qual è l'altro presidente con cui ha avuto molto legame? Cossiga mi ha aiutato molto, avevo un ottimo rapporto con lui, anche con Ciampi e Napolitano. E Ciampi era un umanista. Quando qualcuno gli diceva: ma lei è un grande economista, lui diceva: no, no, fermo. Io sono laureato in letteratura, ed è la verità. E lui ha voluto che sull'euro ci fosse l'uomo vitruviano. In questo disegno egli mise al centro l'uomo iscritto in un quadrato e in un cerchio. Ciampi e pensiamo subito a Draghi. Sì, perché Draghi in fondo è un allievo di Ciampi, se così si può dire. Vede lei Draghi al Quirinale? No, non mi permetterei mai di fare delle previsioni, io sono capace di giocare al calcio. Ma in un Parlamento dove più di 200 parlamentari hanno cambiato casacca, cosa si deve dire, cosa si può prevedere? E allora era tutto più facile. C'erano i partiti avevano una leadership forte e c'erano degli interlocutori affidabili. Oggi non ci sono più. Nonostante, le prese di posizione del presidente Mattarella, se si creassero le circostanze per cui non potesse dire di no a un bis? Può dire di no. E Mattarella è un siciliano che quando dice una cosa la fa. Sarà possibile leggere il presidente alle prime votazioni o sarà necessario arrivare a una maggioranza semplice? Nessuno può fare delle previsioni. Osservo una cosa però, che tutti parlano male della Prima Repubblica, ma tutti i presidenti sono stati sino ad oggi, Mattarella compreso, autorevoli esponenti della Prima Repubblica. Potrebbe anche continuare in questo modo.